Se facevate almeno le elementari durante il periodo dei mondiali, è molto probabile che voi sappiate che cos'è questa. Me ne sono procurata una un po' di tempo fa, rotta, a pochi soldi, e ho provato a ripararla. Ma vale veramente la pena farlo nel 2018? Scopriamolo insieme. Slash compari e bentornati su Giochi di giornata. Lo so, il video di oggi è un po' strano, ripariamo una PSP, ma perché? Qua si parla di PC. Sì, ragazzi, noi parliamo sempre di computer, però oggi ho voluto applicare la stessa filosofia al mondo console portatili, ovvero cercare di giocare spendendo pochissimi soldi e riparando fondamentalmente qualche, riparando in questo caso, comunque assemblando nel caso dei computer, dell'hardware vecchiotto. Alla fine non ci facciamo problemi a giocare con computer vecchi quasi quanto questa PSP, non vedo perché dovremmo farcene con questa console. Questa console l'ho avuta, ragazzi, più o meno nel periodo del PC di 151 euro. Per chi si fosse perso quel video, ve lo linko qua. Sono andato dal venditore da cui mi sembra comprai le RAM e l'alimentatore di quel computer. Alimentatore che tra l'altro non ho più. Parlando, ricordai anche che lui aveva in vendita la PSP, il Game Boy Advance, che vedete nelle immagini che scorrono. E gli ho fatto una proposta. Ho detto: guarda, ti do una decina di euro per tutte e due, visto che la PSP è rotta e il Game Boy Advance è praticamente in uno stato di spazzatura. Lui accetta perché tanto erano un po' il po' che si trovavano su Subito e quindi non se ne faceva nulla. Ed eccole qua, abbiamo la PSP. Oggi ci concentriamo solo sulla PSP perché il Game Boy Advance, ragazzi, a parte che è messo peggio, funziona lui, funziona decentemente rispetto alla PSP, ma richiede tutt'altre attenzioni e oggi ci dedichiamo forse a un video un po' più concreto, una PSP forse più utile quando andate in giro perché è anche più versatile, un Game Boy Advance forse più retro gaming, più nostalgia e cose del genere, ma se questo video vi piace, potrei ristrutturare anche il Game Boy Advance, perché no? Insomma, senza indugiare oltre, mi tuffo su Amazon, su eBay, su internet in generale, a caccia di pezzi. Analisi del paziente. Questa PSP aveva lo schermo rotto, i cristalli andati e gli mancava il fungo, praticamente la parte del cappello dell'analogico. Era saltata, c'era solo l'asticella. Non sapevo neanche se funzionava. Il proprietario non l'aveva neanche più attaccata perché aveva perso l'alimentatore, cioè ragazzi, me l'ha venduta così, cioè solo la sua custodia in spugna e la console, basta, nient'altro. Ordino un cavetto su Amazon, ci mette poco ad arrivare, 1 euro, anche perché pure quello della mia PSP era andato, e mi metto a caricarla, la PSP si accende e premendo i vari tasti sembra funzionare la scheda madre. Non so come è messo l'analogico perché ovviamente mi serve un gioco per testarlo e con lo schermo in quelle condizioni, capite? Vabbè, ho pagato circa 15 euro uno schermo di ricambio e un ricambio originale tra l'altro, sharp sharp, non mi posso lamentare. Per ordinare uno schermo di ricambio ovviamente per la vostra PSP ragazzi dovreste guardare all'interno il numero di serie del modello e ordinare uno schermo pensato principalmente per quella, in quanto non tutte le PSP nascono uguali e ci sono varie revisioni hardware, ma un po' come a qualsiasi dispositivo. Nel frattempo cerco anche un coperchietto per l'analogico, tuttavia ho visto che costa 2 euro il blocco completo, lo ordino, me lo faccio arrivare. Insomma, 5-6 euro di PSP rotta, 15-16 euro di hardware per ripararla. Ho speso meno di 25 euro e ho tutto il necessario per cercare di riportare in piedi questa console. Aprendo la console scopro dei danni che esteticamente non si vedevano. I tasti frontali, ragazzi, sono un unico pezzo di plastica. Tuttavia, questo pezzo di plastica si è frantumato proprio sull'ultimo tasto. Stavo pensando di cercare un pezzo di ricambio su Amazon, ma non vedevo il senso di spendere ulteriori soldi vicino a questa console, soprattutto per un danno così sciocco, in quanto i tasti funzionavano, anche il pezzo di plastica premeva bene, semplicemente balla un po' di più all'interno del suo alloggiamento, ma va bene, funziona bene, è affidabile, cioè semplicemente i pezzi non sono incollati. Wow!
E io penso che in realtà non sia neanche necessario che siano incollati. La Sony li avrà fatti stampare tutti su un unico pezzo di plastica per risparmiare soldi. Togliere lo schermo alla fine è semplice, bisogna semplicemente far uscire dall'alloggiamento questo schermo, ci vuole un pochino di forza, magari aiutandoci con un cacciavite piatto, senza esagerare perché un attimo rompere tutto, e sollevare lo schermo come il cofano di una macchina. Una volta aperto ci sono due cavetti ribbon collegati alla scheda madre, uno ovviamente quello per i dati, l'altro è quello per la retroilluminazione adattiva, perché la console, come voi sapete, ha vari livelli di retroilluminazione. Alziamo i piccoli notch per liberare i cavettini e leviamo lo schermo. Con un bel po' di precisione badiamo bene di allineare bene, ma bene, i cavetti allo stesso modo di com'era quello di prima. Fortunatamente io ho ripreso il tutto, quindi se avevo qualche problema nel montaggio bastava che riguardavo quello che avevo girato. Comunque vi consiglio, nel caso avete dei dubbi in questo genere di cose, di farvi delle foto, abbiamo i cellulari per questo. Inserisco i due connettori ribbon, li chiudo, riabbasso il tutto e già che mi trovo connetto la PSP, l'accendo. Bless. Lo schermo funziona, si muove tutto quanto, riesco a leggere, riesco a configurare la console e tutto quanto. Ok, ci siamo, niente sfarfalli, niente problemi, niente pixel morti, altra cosa visto che è uno schermo che è arrivato dalla Cina. E ora di dedicarci all'analogico. L'analogico che mi è arrivato effettivamente era un po' più duro, l'asticella si muoveva ma era un po' più rigida, non aveva la stessa bella sensazione molleggiata, scattante dell'analogico originale Sony. Tuttavia li guardo ed effettivamente sono uguali. Decido di provare con un po' di forza, visto che comunque avrei dovuto smontarlo prima di inserirlo nel foro della scocca frontale. Decido semplicemente di installare il coperchietto dell'analogico sopra quello già esistente. Nel caso questi non avesse funzionato, mi sarebbe toccato smontare tutto, rimuovere il corpo e mettere anche il corpo nuovo, ma poca roba. E rimonto questo coperchietto qua, richiudo la console, rimetto le viti più o meno negli stessi buchi, perché ragazzi alcune viti veramente hanno la loro filettatura specifica, quindi vi consiglio di segnarvi dove lasciate le viti. Rimetto ovviamente anche la vite sotto l'adesivo dove si trovava il numero di serie. Ho deciso di toglierlo l'adesivo perché dopo 10 anni, se provi a chiedere la garanzia alla Sony, ti risponde con una pernacchio, con una risata, a seconda di come si sono alzati quella mattina. Dopo aver ricomposto la console, metto dentro un gioco, l'accendo e tutto funziona. Insomma, cosa abbiamo imparato da questo video? Una PSP si può riparare veramente facilmente e oggi come oggi costano poco le console e costa anche poco ripararle. Quindi può essere in primo luogo un progetto simpatico per uno di voi che magari vuole cimentarsi nel rimettere insieme questa vecchia console. Può essere carino per qualcuno che ci ha giocato ai tempi e oggi vuole aprirsi una collezione di gaming ma non vuole spendere tanti soldi, allora decide di collezionare sulla PSP. Insomma, possono essere tanti e svariati i motivi per cui una di queste tutt'oggi non è obsoleta. Io devo dire che mi sono sia divertito a ripararla e sia ne ho approfittato per rigiocare tanti giochi un po' più vecchiotti proprio sull'hardware originale, senza dovermeli ripare, installare emulatori, robe varie. Nel complesso mi sento soddisfatto, per meno di 20 euro una console in grado di far girare tanti giochi. Per quello che l'ho pagata, per le funzioni che ha, devo dire che non è male. Certamente ci sono alternative dalla Cina già fatte, complete, tipo AliExpress e robe varie, ma ehi, mi sono ritrovato per le mani questa e ho deciso di fare il progetto su questa. Spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti a guardarmi riparare questa console, come io mi sono anche divertito a ripararla. Insomma, questo video finisce qui, come ho detto spero che vi sia piaciuto e fatemelo sapere sotto nei commenti, scrivetemi se anche voi avete delle console tipo questa rotte, se avete provato a ripararle, se siete stati in grado di ripararle, le vostre esperienze nel aprire alla fine questi device che sono molto chiusi dalle loro fabbriche e ripararli, rimetterli in funzione, magari installare dell'hardware per riprodurre delle ROM rippate, robe varie. Insomma, ditemi la vostra esperienza, cosa ne pensate, se secondo voi è anche giusto
ripare i giochi e utilizzarli in maniera digitale come fossero delle ROM, o se secondo voi comunque anche quella è pirateria. Insomma, se voi la usereste solo con l'hardware originale, sbizzarritemi nei commenti, fatemi sapere che ne pensate di questo argomento e fatemi anche sapere se volete vedere il Game Boy Advance ristrutturato a sua volta. Che dire, con questo è veramente tutto. Archdart chiude e alla prossima!